È una nota carica di rammarico e di fermezza quella emanata dalla Conferenza Episcopale Italiana, dopo che Stiamo ieri tutti sera il Presidente del aspettando Consiglio uno aveva dopo ribadito il l'altro, divieto di celebrare la anche nei messa con il prossimi popolo. mesi. La definiscono un'esclusione arbitraria i vescovi italiani, che ricostruiscono in poche battute un dialogo durato settimane con le istituzioni, fatto di sofferenza e senso di responsabilità, ma anche di richieste di rispetto per la libertà di culto. Un impegno assunto recentemente anche dal ministro degli interni, Luciana Lamorgese, che aveva parlato di nuove misure allo studio del governo per allentare le limitazioni imposte finora. Ma l'unica novità prevista dalla fase 2 dell'emergenza Covid riguarda la possibilità, dal 4 maggio, di svolgere funerali alla presenza di 15 persone al massimo, comunque dotate di dispositivi di sicurezza. Nella nota si richiama il dovere di distinguere tra la responsabilità del governo e del comitato tecnico-scientifico di dare indicazioni precise di carattere sanitario e la responsabilità della Chiesa nell'organizzare la vita della comunità cristiana, in piena autonomia, pur se nel rispetto delle misure disposte. In coda le parole più forti. I vescovi italiani non possono accettare di vedere compromesso l'esercizio della libertà di culto. Dovrebbe essere chiaro a tutti che l'impegno al servizio verso i poveri, così significativo in questa emergenza, nasce da una fede che deve potersi nutrire alle sue sorgenti, in particolare la vita sacramentale. Un monito che pare aver colpito nel segno. Palazzo Chigi, preso atto della posizione della CEI, ha assicurato che nei Ci prossimi aspetta giorni una sarà elaborato seconda un emergenza protocollo e che di consenta recente quanto prima la tutti i partecipazione dei giorni, fedeli alle dopo celebrazioni varie settimane, liturgiche in condizioni di massima la sicurezza.